Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi disegneremo un pesce tropicale. Iniziamo ad impostare lo schema. Innanzitutto tracciamo un cerchio dove andremo poi a disegnare il corpo del pesce. Allora, posteriormente tracciamo un triangolo dove disegneremo la pinna caudale. Tracciamo due triangoli nella parte superiore e nella parte inferiore, dove andremo poi a disegnare le pinne dorsali. Al centro tracciamo un piccolo quadrilatero dove disegneremo la pinna pettorale. Dopo aver impostato la struttura del disegno, inizieremo a definire bene tutte le linee. Iniziamo con il corpo. Disegniamo il volto del pesce. Il pesce tropicale ha una bocca sporgente. Disegniamo l'occhio rotondo. Continuiamo con impostare il corpo arrotondato. Diamo vita alla pinna caudale. La pinna caudale è caratterizzata da tante piccole striature. Accendiamo le striature senza soffermarci nei particolari. Passiamo alla pinna pettorale. Diamo vita alla pinna dorsale. Abbastanza arrotondata. Anche la pinna dorsale è caratterizzata da tante striature. Le accendiamo senza soffermarci nei particolari. In corrispondenza della pinna dorsale superiore, tracciamo quella inferiore. Accendiamo le striature. Dopo aver disegnato la pinna dorsale superiore e quella inferiore, faremo la pinna pelvica sottile e allungata. Il pesce tropicale è caratterizzato da striature nere.
che dopo andremo a riprendere e a colorare. Riprendiamo il nostro pesce con il pastello nero. Vi ricordo che i colori utilizzati sono quelli della Stabilo. Trovate il link sotto al video. Dopo aver colorato le striature del corpo, passiamo ai colori. I pesci tropicali sono coloratissimi. Per il corpo utilizzeremo un bel arancione. Vi ricordo di indossare sempre il guanto per non sporcare il disegno. Per il volto del pesce useremo un bellissimo giallo. Allora, dal volto passeremo a colorare le pinne. Per le pinne utilizzeremo un bellissimo blu sfumando con l'azzurro. Sfumiamo un po' con l'azzurro per dare tocchi di luce. Possiamo riprendere anche i particolari con il nero per far risaltare le forme. Per la pinna invece pettorale e per quella caudale utilizzeremo il giallo. Ecco il nostro pesce colorato. Sfumiamo tutto intorno con un po' di azzurro. Anche per oggi abbiamo terminato il nostro tutorial. Vi aspetto in tanti per il prossimo disegno. Un bacio grandissimo da Ari.